offre per il terreno in oggetto prezzo comprensivo dell'importo a base d'asta e dell'aumento pari ad euro 32.071.000. Avete sentito bene, 32 milioni e 71 mila euro per il terreno al macrolotto di Iolo messo in vendita dal Comune di Prato. Tanto ha offerto Sauro Bigagli per la società SBS di Prato, unico partecipante all'asta di oggi ospitata negli uffici comunali di Via dell'Accademia. La base era di 21 milioni di euro e il deposito cauzionale era pari a 2 milioni e 100 mila euro, ossia il 10%. Il rialzo è stato di oltre 11 milioni di euro. D'altronde Bigagli non sapeva di essere l'unico offerente e ha sparato in alto per avere certezza di vincere. L'acquirente, noto imprenditore tessile, ha speso molto, ma sa bene quello che fa. Si tratta infatti di ben 46.000 metri quadrati delimitati dalle vie Bessi, Ghisleri, Cipriani e Longobarda a Iolo. Un terreno molto esteso, edificabile per quasi metà, da cui possono essere ricavati fino a 33 capannoni da 600 metri quadrati l'uno, la metratura più richiesta nella zona. Niente vieta di realizzare un unico maxi immobile, molto dipenderà dalle intenzioni e dalle esigenze del nuovo proprietario, che potrebbe anche dividere e vendere il terreno a terzi, lasciando a loro l'onere di costruire. Se dopo tutti i controlli degli uffici l'aggiudicazione sarà definitiva, nelle casse comunali sarà versata una somma altissima, puro ossigeno per i conti comunali. Periferie, strade, impianti sportivi, scuole, quello che abbiamo sempre detto essere le priorità, adesso potranno trovare ulteriore ossigeno, ulteriori investimenti. Molto è stato fatto. Le idee sono abbastanza chiare. Anche noi abbiamo fatto il conto prudenziale su quello che era il valore, ovviamente sui 21 milioni. Questo ci permette anche di portare a compimento un'altra serie di idee, di progetti che avevamo in prospettiva e che, diciamo, servivano per la città.